non pago chi non lavora per la mia azienda. Libero era un intellettuale, cioè una persona che lavorava con l'intelletto, non l'intellettuale nel senso. Libero era molto presente nella società palermitana, non ufficialmente, ma ufficiosamente. Con alcuni suoi amici hanno fatto parecchie cose, per esempio facevano un periodico che aveva come logo tu, questo dito puntato verso l'esterno per dare la responsabilità personale alle persone. Noi diciamo savissi a fare, che vuol dire si dovrebbe fare, senza soggetto, senza luogo, senza tempo. Quando si pensa che c'è una cosa da fare, non è che dice io faccio, tu fai, no. Savissi a fare, che è una cosa estremamente generica, che responsabilizza le persone. Ecco, questa diciamo era invece una delle prerogative di Libero, del gruppo dei suoi amici. Naturalmente dietro questo c'era tutto l'assoluto rifiuto di tutte le corruzioni, di tutte le connivenze con settori della società che ovviamente poi si è visto e si vede sempre hanno determinato la non economia della nostra regione. Noi a maggio del 91 abbiamo fatto un convegno che aveva per titolo Mafia o sviluppo, e avevamo avuto la sala delle lapidi, che è la nostra sala consiliare, molto bella, palazzo di città, palazzo storico. Bene, 2000 inviti, sono venute 20 persone, perché noi abbiamo capito, era la prova tangibile che ai nostri omologhi non gli importava assolutamente niente. Si capisce molto bene qual era il sentire di quel periodo, che non è molto diverso dal sentire di oggi.